di diritto perché ormai ci conosciamo tutti. Alcuni avvisi li ho scritti così vi dico bene. So che molti di voi lo vedevo quando prima passavo tra la folla hanno letto l'articolo che il nostro presidente Graziano Tarantini ha scritto sulla puntata dell'altra volta e l'incontro dell'altra volta sarà trasmesso sabato 17 aprile alle 21.10 da Brescia inaugurazione di una bellissima mostra fotografica fatta all'università che è bellissima me l'ha detto il ragazzo fotografo che ha fatto le foto quindi potete fidarvi andate alle 16 eh, aprile cioè domani alle 18 e domenica 18 vedete avete visto anche lì c'è l'avviso c'è un incontro dell'Azzi l'incontro dei sostenitori a distanza Azzi Bresciani e si tiene Ecco, mi ricordo che la cosa mi aveva stupito, si tiene al DLQ, dietro le quinte. Quindi lo dico anche ai giovani, se, i giovani che di solito frequentano il DLQ, se passate di lì quel giorno, troverete un incontro interessante. Veniamo noi stasera. Io devo dire subito una cosa, che ho perso, rispetto alla volta scorsa, ho perso una grande scommessa. Me l'ho fatta per me nella mia testa, non l'ho detto a nessuno, ma ormai lo devo dire. Una volta, qualche mese fa, quando il nostro presidente Graziano ci ha detto che insieme a Alba, Antonella, insomma si voleva organizzare questi incontri, ci disse anche ragazzi state tranquilli perché ci sarà pieno pieno di gente. Perché penso ha bisogno di queste cose. E io tra di me ho pensato, ho fatto questa mia scommessa personale, ho detto sì Graziano ci sarà piena di gente, ma sarà piena tutti gli adulti, tuoi amici vecchi ho pensato tra di me. Che, che giovedì sera non vanno al circus, uh, di LQ, uh, a BLQ, tutti, tutti i locali di Brescia, e quindi che avranno voglia magari di, di godersi questi colpettoni sulla letteratura. Poi la volta scorsa ero lì sulle scale vedevo questa fiumana di gente, e in questa fiumana di gente, questi giovani, giovincelli, giovinastri, e ho pensato tra di me: forse è meglio che su queste cose con Graziano non faccia scommesse perché le perdo. Mi dedicherò altre cose al calcio, magari sarò più fortunato. Ma mi sa che anche quest'anno perderò la scommessa, detto questo, mi è venuta in mente una delle espressioni, secondo me, più belle di Pasolini. Non è che ne conosca tantissime, ma è proprio legata ai giovani. Un'espressione che, tra l'altro, quando avevo, quando ho conosciuto attraverso un film molto bello di Giordana, del regista Giordana, non sapevo neanche fosse di Pasolini ed è la meglio gioventù. E mi è venuto da dire stasera a noi giovani qua, a tutti i giovani presenti, giovani giovincelli, che noi siamo la meglio gioventù perché non è che siamo diversi dai nostri compagni che stasera ci hanno detto, dai nostri amici che ci hanno detto: Ma che palle, un incontro letterario, cosa andiamo a sentire la letteratura il giovedì sera. In realtà siamo ugualissimi, abbiamo le stesse, gli stessi desideri, lo stesso desiderio di piacere, tutto siamo ugualissimi, però in più siamo venuti qui stasera e quindi siamo la meglio gioventù perché ci vogliamo prendere il meglio di tutto e essere qui stasera è una parte di questo meglio. Io non conoscevo, mea colpa, mia grandissima colpa non conoscevo Camillo Langone. L'ho conosciuto una settimana fa attraverso un libro che mi hanno prestato. Ma la Fondazione San Benedetto che queste cose qui che magari capita che una persona che non conosce un autore sia chiamato poi a presentarlo, ma così almeno non potrà dire che non l'ha conosciuto. E siccome sono stato sincero nel dirvi che non conoscevo Camillo Langone, spero mi crederete quando dico che, leggendo queste, le sue pagine del suo libro, Manifesto della destra divina, già il titolo dice tutto, la parola che mi veniva più in mente era genialità, parzialità e genialità. Perché quello che scrive Camillo Langone è assolutamente parziale. Lui mi ha detto che non ha opinioni, ha certezze. Il problema era che anche quando leggevo erano delle pagine veramente divertenti, gustose, direi, ma quando leggevo dei punti delle frasi che io non condividevo, perché non è che ho condiviso tutto di questo libro, non ho ancora finito, non avevo mi rendevo conto che non avevo non ero d'accordo con lui, ma non avevo le parole geniali per rispondere alla genialità del suo stile. Allora dicevo devo stare zitto e leggere, perché se io Dovessi contestare una sua frase, non riuscirei ad avere le stesse parole geniali, gli stessi aneddoti che usa lui. E quindi mi sono sentito veramente schiavo di questa parzialità, una parzialità che mi ha, che mi ha fatto veramente. che mi ha reso gustosa questa lettura, e non l'ho ancora finita. Non dirò altro. Non dico altro su, su Pasolini, a parte la meglio gioventù, perché sarebbe assolutamente superfluo, non saprei veramente cosa dire. Perché io sono venuto qui stasera perché di Pasolini conoscevo qualche film, avevo letto qualcosina, ma volevo conoscerlo. E hanno chiamato, credo, la persona giusta per la Fondazione San Benedetto. Quindi direi che lascio a Camillo Langone la parola e ci attendiamo al nostro secondo incendio. Voi sapete di cosa parlo Camillo Langone. Mi hanno detto che non mi devo alzare perché altrimenti farei saltare le inquadrature. Cioè, insomma, ci sono dei problemi televisivi. E invece a me piaceva alzarmi, ma fa lo stesso: sto, sto seduto. Altrimenti ci sarebbe questo oggetto qui che però è sempre un problema: mi impedisce poi di parlare aprendo il libro. E no, io sono preoccupato perché, perché è stato detto che io dovrei erudirvi su Pasolini, questo insomma è un po', per, è un po inquietante. Io sono venuto qui a Brescia felice di, di venirci per bere il pirlo perché stasera... La prima volta che io bevo il pirlo, ero venuto tante volte, cioè tante, due o tre volte a Brescia, non sapevo dell'esistenza di, di questo aperitivo. E oggi, stasera, l'ho scoperto in via, insomma, alla Torre d'Ercole, in via Cattaneo. E insomma è uno spritz fatto col Campari, forse la base è Francia Corte anziché Prosecco, insomma ho scoperto una cosa, una cosa assolutamente nuova. Io sono un frequentatore di Brescia in passato per motivi di vario tipo, uno enologico perché Brescia è l'unica città, città al mondo con un grande vigneto cittadino, e che non so quanto sia apprezzato perché il suo, diciamo, il suo gestore mi diceva che faceva fatica a vendere, a vendere il vino. E, e io ho bevuto un, una meravigliosa Invernenga, che è un'uva bianca che si fa a pochi metri da qui, voglio dire, il, sotto il castello, e nella vigneto della Pusterla. Ed è un vino molto, molto buono che però lui non riusciva a vendere, secondo me, perché vendeva a, a poco prezzo perché erano una bottiglia da, da pochi euro e quindi voglio dire, qui eh, i ricchi bevono il Franciacorta, quindi cioè, tu devi metterti, posizionarti più in alto, poi lui è scomparso, non so dove sia. Le ho mandato l'invito stasera. se qui spero che poi alla fine mi dia delle bottiglie, perché sono ansioso di, di bere le ultime, le ultime vendemmie. Quindi Brescia per me è queste cose qua: è un mondo è da bere, Brescia è da bere. E anche se i produttori di vino sicuramente del Pirlo non sono molto contenti, perché sappiamo che, come i produttori di, di prosecco, non sono contenti dello spritz, perché ovviamente l'aggiunta di Campari o di Aperol diciamo deprime un po' il valore del vino. E vabbè, insomma, comunque l'alcol è importante. Io sono un fautore del consumo di alcol e cioè, l'alcol è la nostra civiltà, è un, cioè, come dire, è un, è un, non è tutta la nostra civiltà, è una parte, è un baluardo della nostra civiltà. Quindi è importante che si beva. E se il Pirlo è il cavallo di troia dell'alcol, va benissimo anche il Pirlo. Il, il, sono qui a parlare, però, forse di Pasolini, mi sembra di capire. Eh, Pasolini eh, credo che non bevesse, o, perché Pasolini aveva il Pasolini voleva piacere ai ragazzini e quindi voleva, voleva rimanere giovane e magro e giocare a pallone. Ha giocato a pallone fino, insomma, non dico tarda età, ma fino alla mezza età, cioè fino a quando è morto praticamente. E, e quindi aveva l'idea: forse, insomma, non del tutto campato aria, che l'alcol ingrassa, e quindi, e, e quindi non, non, non beveva o beveva pochissimo. Insomma, le, le testimonianze sono, sono, sono difformi. E io non l'ho mai conosciuto per motivi anagrafici Pasolini, cioè non l'ho conosciuto di persona, però ho conosciuto molte persone che l'hanno conosciuto e nessuno me ne ha parlato veramente bene. Cioè, Pasolini in verità non si rimpiange come uomo, tutti quelli che l'hanno conosciuto mh, hanno, insomma, fanno fatica a dirne bene come persona, perché Pasolini era un personaggio estremamente sgradevole umanamente, non solo per questa sua omosessualità predatoria che in realtà non coinvolgeva gli intellettuali che lo frequentavano per altri motivi, ma comunque era una persona che dava una mano, dicono che dava una mano molle, eh, sudata, cioè aveva una vocina un po' fessa, eh, la vocina, quella vocina fessa che era, è stata di un altro grande romagnolo, Federico Fellini. Ho letto eh, qualche giorno fa è uscita una notizia di una femminista ormai attempata, una signora australiana, che al tempo di, 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 del Casanova di Fellini, tu lo conoscerai, sei un cinefilo. Un film molto bello che insomma, io ricordo come in un sogno, però insomma, forse bisogna rivederselo. E lei andò a Cinecittà, voleva, doveva fare una piccola parte, un cameo, perché a quel tempo si usava che nel cinema si, facevano i, si chiamavano gli amici, il cinema era molto amicale. Anche Pasolini chiamava continuamente gli amici nel suo cinema. Se uno guarda il Vangelo secondo Matteo, è pieno di letterati amici suoi, che facevano uno faceva Pilato, l'altro faceva il Centurione, erano tutti gli amici che si trovavano all'osteria, alla trattoria, poi a mangiare, insomma. E, ed era un, modo, era un cinema più vivo sicuramente dell'attuale, insomma, almeno parlando di cinema italiano, che io credo che sia del tutto morto, ma comunque. Insomma. E allora Fellini eh, vide questa donna, capì che non, poteva, non era giusta per la, per la parte che doveva ricoprire, e, però gli piacque. Eh, a Fellini, ah, contrariamente che a Pasolini, piacevano molto le donne. E allora si racconta, eh, lei racconta, compiaciuta ovviamente, che a un certo punto, il giorno dopo, si presentò a Fellini a Cortona, dove lei villeggiava, con una, con una grossa Mercedes guidata da un autista e Fellini scese e disse all'autista ci vediamo domani, cioè dava per scontato che avrebbe dormito lì come in effetti fece e Fellini ehm, portava una valigina con dentro il pigiama, era estate e Fellini era un uomo da pigiama perché Fellini era un uomo molle, era un uomo, aveva questa vocina, aveva questa moglie. Con questo rapporto strano, strettissimo con la moglie Giulietta Masina, che tradiva abbondantemente, ma a cui telefonava continuamente anche durante i tradimenti, perché non voleva lasciarla sola. Quindi, insomma, erano due romagnoli, due romagnoli ati atipici, cioè diversissimi fra di loro. Però comunque due grandi registi, forse due fra i più grandi visionari del nostro Novecento. Perché dico romagnolo? Se voi guardate e eh, leggete Wikipedia, cioè, troverete che eh, Pasolini è nato a Bologna. Poi in realtà tutti lo ricordano come tutti, insomma chi lo conosce lo ricorda come friulano perché ha scritto molto in friulano, e poi come romano perché è morto a Roma e ha, tanto, ha scritto anche in romanesco e ha, e ha fatto il regista soprattutto a Roma. Quindi eh, in realtà eh, Pasolini era nato da un, da un ramo sfortunato di una famiglia, di una nobile famiglia ravennate, i Pasolini dall'Onda. Se uno va a Ravenna ancora oggi vede il palazzo in centro il palazzo Pasolini dall'Onda non mi ricordo se la piazza si chiama Piazza Pasolini eh, sono i Pasolini dall'Onda non è proprio lui perché il padre era così, insomma, un reietto ha avuto dei problemi poi divenne come capitava a quel tempo gli ufficiali spesso gli ufficiali erano figli diciamo di famiglie nobili erano figli cadetti, figli minori figli infelici e sfortunati di famiglie nobili quindi Pasolini in realtà nasce Nasce sfortunato dentro una famiglia di grandi fortune ed era quindi di origine ravennata. Questa origine poi ogni tanto ritorna. Poi vabbè, Bologna sappiamo bene che la Emilia-Romagna, la cosiddetta regione Emilia-Romagna, è una regione fatta dall'Emilia e dalla Romagna. Non si capisce mai bene Bologna da che parte stia, perché ci sono varie teorie, vari confini. Secondo alcuni, forse anche secondo me, Bologna non è né Emilia né Romagna, ma è Bologna. Ma comunque, insomma, quindi abbiamo Pasolini come, come romagnolo. E Pasolini è questo personaggio, appunto, sgradito, sgradevole, spiacevole, quindi scandaloso pubblicamente, ma spiacevole privatamente. Era un grafomane. Ha scritto troppo, ha scritto tantissimo e quindi quando mi si dice che io debba essere il conoscitore di Pasolini mi viene male perché io sono un pessimo conoscitore di Pasolini, perché insomma ho anche vissuto, cerco di vivere, non si può solo leggere, non si può solo scrivere. E Pasolini ha scritto troppo, e da, da quando era ragazzino fino a quando è morto: ha scritto un numero enorme di articoli, ha scritto un numero enorme di poesie. Ha scritto un numero consistente di libri, e quindi di romanzi, di saggi, soprattutto di romanzi, e poi ha fatto alcune opere teatrali di cui io ignoro quasi tutto, una che si intitola Orgia, e uno potrebbe dire bello, eccitante, in realtà Pasolini non è mai stato molto eccitante perché era un uomo che vedeva il, aveva un fortissimo senso del peccato e, e quindi l'orgia non era molto divertente, cioè immagino che l'orgia pasoliniana non fosse molto divertente perché tutto ciò che lui racconta non è mai molto divertente, insomma era un uomo abbastanza cupo, abbastanza tetro. Il, e poi ha scritto, appunto, ha scritto di, tutto, di tutto: ha scritto tantissimo, era un grafomane, appunto, e ha fatto anche molto cinema. Ha fatto molto cinema, ha fatto dei film eh, bellissimi, alcuni bellissimi, non forse, forse non tutti, ma alcuni bellissimi, e, e fra cui, ad esempio, Il Vangelo Secondo Matteo, che è un dei film in cui per me si sente di più il Vangelo perché è difficilissimo fare dei film religiosi, il cinema ha qualcosa di religioso, non so, forse una condizione intrinseca del cinema, e lui ha fatto un film religioso che ebbe dei problemi, che, ebbe, che non venne del tutto capito, ma del resto anche la dolce vita di Fellini, Fellini era un cattolico diverso. Fellini era un cattolico, era un democristiano fondamentalmente, era un cattolico barocco, era un cattolico quindi più, più gaudente, e gli piacevano le donne con le tette grosse, no? cioè, aveva questo, questo gusto. Gli piacevano i vescovi, i cardinali con, con i loro paramenti, insomma aveva un gusto estetico molto, molto, molto ridondante. E, e Fellini, anche lui, quando fece la Dolce Vita, venne attaccato dall'osservatore Romano, venne attaccato. Da, addirittura da Oscar Luigi Scalfaro che prima di diventare di sinistra era di destra e, e voleva assolutamente difendere la morale italiana secondo, non aveva capito niente nemmeno lui di Fellini e, aveva, e secondo lui la, la famosa, la famoso, il famoso bagno nella fontana di, di Anita Eckberg era una cosa tremenda insomma, che andava e andava punita. Questo era, era scalfaro. Mille anni fa, ovviamente, tutto, tutto cambia, tutto succede. Tutto. E quindi abbiamo il, il Pasolini Grafomane. E io ho inteso selezionarlo nel senso che eh, se c'è una cosa del Vangelo che ho succhiato meglio è il, il detto Paolino, l'esortazione Paolina. E, mh, vagliate tutto e trattenete il valore, cioè guardate, provate tutto. E trattenete ciò che è buono, solo ciò che è buono. E quindi di Pasolini molto è sicuramente datato. Ci sono molte parole di Pasolini, e Pasolini era, era molto dentro la sua epoca, dentro il suo tempo, e quindi usava tutta una serie di termini sociologici, politologici, psicanalisti. C'era la menata della psicanalisi. A quel tempo era una cosa che sembrava assolutamente indiscutibile. Oggi sappiamo che la psicanalisi. Così è una, una sciocchezza, che comunque insomma, ha avuto un'apertura è finita eh, in qualche modo la parentesi si sta chiudendo, ci sono soltanto dei, dei registi attardati. Non so, io penso che i registi italiani, no, esistono ancora dei, dei registi italiani che met, quando non sanno che cosa fare, quando non sanno che cosa far fare ai loro personaggi, cosa fanno? Lo, lo sdraiano su un lettino da psicanalista mi pare Moretti, mi pare Verdone no? cioè, dato che non sanno mai che cosa far fare ai loro personaggi ogni film ci mettono lo psicanalista ma che nella realtà italiana lo psicanalista grazie a Dio non è mai molto esistito se non in qualche quartiere romano, forse milanese e però loro ce lo mettono sempre è uno dei motivi per cui non vado quasi mai al cinema ma insomma eh, anche perché ci lo metteva Woody Allen insomma, lo, la psicanalisi era un fenomeno nato a Vienna in qualche modo concluso sia a New York, poi qui ci sono gli ultimi, diciamo, gli ultimi bagliori, se così si può dire. Quindi Insomma, il Pasolini aveva anche un po' tutte queste cose. Quindi, io cerco di eh, evitare, cioè di, evitare, insomma, di risparmiarmi e di risparmiarvi il Pasolini diciamo, datato, il Pasolini vintage, ma, e cercare invece di, di trovare cioè, ciò che rimane e di essenziale eh, di lui. Una cosa fondamentale per me è il, il suo concetto di morte come montaggio. Lui usa questa metafora cinematografica della morte come montaggio finale, il final cut, no? che fu Pink Floyd, comunque l'idea del final cut, il, il taglio definitivo, il film nella sua forma definitiva e finale, che nel cinema americano spesso è in balia dei produttori, nel cinema d'autore europeo. A volte, e perfino, diciamo, scelto, deciso dal regista, e lui aveva questa idea: un'idea che condivido, forse non ha inventato lui, ma insomma, è che è, è, i conti si fanno alla fine e che ciò che conta per disvelare veramente tutta la vita di un uomo è la sua morte. Quindi, lui ha dato grandissima importanza alla morte, era un uomo un po' necrofilo, insomma. e soprattutto ha dato grandissima importanza alla sua di morte. E il, perché diciamo, la morte di una persona getta luce su tutta la sua vita, questa era la sua idea. La bella morte, la brutta morte, la morte comunque come segno, come grande segno. E un, ogni tanto, magari voi avete letto, cioè, periodicamente escono fuori delle, delle polemiche sulla morte di Pasolini. Eh, L'ultima è stata di Veltroni, mi pare, no? andiamo a riaprire il processo, eh, riapriamo l'inchiesta, vediamo che cosa c'è veramente dietro no? questa mania complottistica italiana, no? eh, ma non solo italiana, anche Den Brown. Cioè voglio dire ogni tanto chi non ha idee pensa ai complotti. E quindi il, eh, Veltroni dice: Beh, che, mh, dobbiamo sapere la verità, no? come se la verità mh, fosse possibile. C'è una verità poi su cose ormai piuttosto vecchie del 75, alcuni testimoni sono morti, alcuni, se la, la, la verità non si è saputa nel 75 mi sembra un po' difficile venire a sapere oggi. Comunque l'idea vera di Veltroni è quella di dire che eh, Mussolini, cioè Mussolini, Pasolini, Mussolini un altro romagnolo, comunque insomma, eh, finisce sempre in ha una certa anche lui importanza, rilevanza nella storia d'Italia. Eh, Pasolini secondo alcuni, secondo molti, secondo molti del suo, del suo giro di epigoni è stato ucciso. Da un, da un giro di fascisti, dai servizi segreti, da, da, da quelli di destra, da, da, insomma da, da robe di questo tipo. C'è cioè, stato un complotto, una cosa. E, ovviamente tutto è possibile, voglio dire, non è che io sono qui per escludere, io non, io non ne so molto più di voi. E, ma ho letto alcuni libri, un libro interessantissimo, bellissimo, di Giuseppe Zigain, ad esempio. Giuseppe Zigain è un pittore, un pittore friulano, che abita, che sono andato a trovare a Cervignano del Friuli, provincia di Udine, c'è anche una bella stazioncina, io mi muovo solo in treno, quindi posso andare solo a Brescia, Cervignano del Friuli, poi dopo ci sono delle località che non posso raggiungere, eh, però per andare a Trieste, se voi andate a Trieste, a un certo punto c'è Cervignano del Friuli, lui abita abita lì, questo zigain, e lui era un, un compagno, un amico di Coevo, quindi insomma, ha una certa età ovviamente, un'età avanzata, è un, era un coetaneo più o meno di Pasolini ed è stato amico di Pasolini proprio dai tempi di Casarsa, perché Pasolini è cresciuto a Casarsa della Delizia, provincia oggi di Pordenone e lì ha succhiato dal latte materno la lingua friulana che gli è servita per scrivere le poesie iniziali e la poesia finale che io poi vi leggerò in parte ma non temete nella traduzione italiana da lui stesso eh, effettuata e Giuseppe Zigaina ha scritto un libro ha scritto vari libri su Pasolini, su Pasolini e la morte di Pasolini, anche Zigaina è ossessionato dalla morte. E un, libro, un libro, forse il libro per me più bello, insomma, si intitola Pasolini e la morte, guarda caso, edito da Marsiglio. Io dico queste cose perché così magari uno dice: beh, magari vado a comprare questo libro e si trova questo libro, boh si trova se lo comprate su internet, eh, perché qualcuno mi dice ma il tuo libro non si trova, io ho pubblicato l'ultimo libro con Vallecchi, la Vallecchi distribuisce così come distribuisce, insomma, e il mio libro spesso non si è trovato, vabbè, dico, ma se uno ha oltre i 50, 60 anni, lo, lo scuso ovviamente, no? però se, uno, se me lo dice uno che ne ha 30, ne ha 25, dico no, caspita, i libri sono su ibs, www.ibs.it, lì c'è tutto. Voglio dire, c'è tutto, o quasi tutto, tutto non esiste da nessuna parte, però c'è tutto. Poi esiste un'altra cosa meravigliosa che si chiama Mare Magnum Librorum. Cioè tutti i libri fuori catalogo, no? un po' vecchi, ma un po' vecchi può voler dire anche un libro di cinque anni fa a volte, no, voglio quattro, sono su Mare Magnum Librorum. Cioè quindi uno non può dire non trovo un libro. I libri si trovano, voglio dire, è difficilissimo non trovare un libro. Il tempo, il nostro tempo, è un tempo di... Per alcuni versi è un tempo cattivo, ma per alcuni versi è un tempo buono, voglio dire. Io credo che oggi, eh, a differenza di alcuni decenni fa, i libri sono tutti molto facili da trovare, le, mh, esistono gli analgesici molto potenti, le cure dentistiche non fanno più male o fanno molto ma meno male di un tempo, il vino è molto più buono di un tempo. Sicuramente torno sempre al vino, non so perché. E alcuni, io sono sicuro, cioè, per dire una cosa bellissima, devo assolutamente dirla: non c'entra niente con Pasolini, però mi piace dirla. Il, um, ogni anno il Lambrusco è più buono. Beh, voi dite come? Cioè, il Lambrusco esiste da alcuni secoli, forse di più, migliaia di anni. La vite labrusca esisteva quando nella Penura padana c'erano le paludi, c'era la foresta primordiale. E eh sì, però ogni anno il, il Lambrusco è più buono. Che vi devo dire? Cioè, come dire, dieci anni fa il Lambrusco era così, poi parlo sempre del Lambrusco di alto livello, ovviamente. Ogni anno migliora, perché la tecnica serve perfino a migliorare il Lambrusco. E mentre la tecnica viene usata spesso per fare dei danni, per diminuire la dignità dell'uomo, in questo caso credo che serva per migliorare la dignità del vino. Lo dico perché poi alla fine cioè, siamo in situazione cristiana. E il vino è il sangue di Cristo ed è quella cosa attorno al quale Gesù ha fatto il primo miracolo. Quindi, voglio dire, la mia ossessione ha un qualche radicamento evangelico. E quindi, voglio dire, Pasolini era un passatista, un passatista invece, cioè era uno che tendeva a vedere il buono soltanto nel passato. Io personalmente invece vedo del buono nel passato, nel presente e forse un pochino perfino nel futuro. Cioè c'è del buono ovunque, va trovato, scelto, selezionato, valorizzato, però insomma non si può dire che sono sicuro che al tempo di Pasolini si bevesse del vino cattivo mediamente, sicuramente a Casarsa si beveva del vino ignobile, anche se invece il cibo era probabilmente migliore perché per tutta una serie di ragioni il cibo è tendenzialmente peggiorato, al contrario del bere. E... Giuseppe Zigaina, pittore, scrittore, meglio come scrittore che come pittore, anche se lui non lo sa, anche se lui non lo vuole far sapere perché ha vissuto, eh, vive di pittura, è un pittore informale e basti dire questo: insomma, cioè, insomma fa delle cose che non si capisce bene che cosa c'è sulla tela e questo già mi innervosisce perché io sono un uomo d'ordine, voglio vedere sulla tela una cosa riconoscibile. Eh, che mi piaccia, so, ancora meglio, ma comunque che capisca che cos'è, quando non capisco mi nervosisco, non mi piace. e Zigaina, meglio come, come scrittore che come pittore, ha scritto, ossessionato dalla morte di Pasolini e dalla morte in genere, ha scritto questo libro in cui spiega che Pasolini ha cercato la morte. E ha cercato la morte tutta la vita, e questo non, non stupisce ma secondo Zygain addirittura ha organizzato la propria morte, ovvero il massacro di Ostia non è stato una roba, di, come dice Veltroni, di fascisti o di servizi segreti, ma una cosa che lui ha in qualche modo, anzi in molti modi, voluto, organizzato, forse perfino pagato. Io non sono, ovviamente, non sono sicuro di questo, però è un libro molto affascinante e la, la, la teoria, l'ipotesi, è, è verosimile, è sostenuta da, da molti indizi. Il, um, Pasolini era un lettore di Mircea Eliade, che, che è uno storico, delle, regioni, uno, uno storico delle, delle religioni rumeno, che parlò molto della morte sacrificale, del sacrificio, del capo espiatorio. Da lui poi, in qualche modo, ha preso anche avvio René Girard, che è il più grande filosofo, filosofo vivente francese, cattolico. E Mircegliade in qualche modo ha instillato nel, in Pasolini l'idea che la morte, eh, la, della, di una morte simbolica, di una morte religiosa, e questo per anni e anni, anni e anni, eh, e Zigaina cita tutti questi vari punti dell'opera di Pasolini, poesie soprattutto, in cui, ma anche qualche lettera, anche qualcos'altro, in cui eh, Pasolini dice che vuole morire, in quale modo vuole morire, come, quando, dove vuole morire, e poi alla fine, veramente, anni e anni dopo, lui muore in quel modo, in quel luogo, lì, insomma, nel giorno simbolico per eccellenza, ovvero sia la domenica, il giorno dei morti, una domenica, eh, ci vogliono, mi pare, sette anni, no? perché il giorno dei morti sia domenica, quindi voglio dire, insomma, ha centrato esattamente il giorno dei morti, la domenica, dove a Ostia. Ostia, Beh, insomma, no? il luogo dove è morta Santa Monica, ma soprattutto Ostia, il corpo sacrificale, no? cioè Ostia, in qualche modo nel suo delirio è una specie di alter Christus oppure altro Satana. Non saprei come definirlo, però c'è un tentativo di imitazione che è impressionante. Il, ehm, vi dico una poesia: una poesia un, un brano di poesia di Pasolini, una poesia del 64, quindi 11 anni prima in cui lui dice sul vecchio litorale, fra ruderi di antiche civiltà, Ravenna, Ostia o Bombay è uguale, comincerò pian piano a decompormi nella luce straziante di quel mare. E lui dice Ravenna perché Ravenna è la sua, è la sua patria. Eh, Bombay, non ho mai capito bene: insomma, aveva la mania dell'India, in quel periodo l'India tirava molto. C'era anche, però, il discorso: anche i Beatles andavano in India, tutti andavano dai santoni indiani, ma pare che potesse essere anche il discorso di San Tommaso, San Tommaso che evangelizzò l'India, la costa. Occidentale dell'India, quella che poi, ad esempio, Goa, che in Goa non è un'enclave cattolica moderna. Cioè Goa è un luogo cristiano dalle origini, e poi Portoghese, eccetera, eccetera. E comunque e Ostia. Quindi lui aveva già in mente Ostia, aveva l'ossessione di Ostia, dove poi veramente venne ucciso da Pelosi, che è quello che è stato condannato per averlo fatto. Da Pelosi assieme ad altri, chissà. In questo gesto, in questo suicidio omicidio organizzato, c'è ovviamente una componente di orrore enorme. Perché, a parte il fatto della lice, liceità del, del suicidio, uno però eh, a me è venuto in mente: ma caspita, tu organizzi un suicidio. E mandi in galera comunque della gente, insomma, in questo caso Pelosi, cioè voglio dire, insomma, io insomma, non, non lo so. Boh, può darsi che l'abbia fatto, può darsi di no, ho qualche dubbio. Però e la ricostruzione di, di Zigaina è una ricostruzione estremamente affascinante. E Pasolini, ho qualche dubbio perché Pasolini era cattolico, era assolutamente cattolico, nella sua ambiguità, era un uomo ambiguo ambiguo forse di natura, però anche ambiguo di ragionamento, perché eh, comunque Pasolini si è mosso per decenni, diciamo dagli, fino agli anni 40, fino all'inizio degli anni 70, nella cultura italiana, no? nel culturame che era compattamente di sinistra e abbastanza compattamente ateo. Non userò mai la parola laico. La parola laico significa... Eh, cioè uomo cattolico non consacrato, no? cioè, io sono laico, cioè, quelli che si definiscono laici solitamente sono atei, perché ateo non, non gli piace no? definirsi atei perché ateo vuol dire la, la, la privativo, insomma, cioè, privativa, insomma, l'alfa privativo vuol dire senza qualcosa, quindi senza Dio, sono senza Dio. Il Pasolini era con Dio o Con Dio o contro Dio, però avevo un, un rapporto con Dio. E questo è documentato eh, dalla sua opera, cioè, basta leggere, voglio dire. Eh, noi noi parliamo quasi sempre per sentito dire, nel senso che appunto. Eh, molti mi dicono: Ma come la tua lettura di Pasolini è una lettura appunto parziale, è un'invenzione? Beh, insomma, come dire, io ho letto alcune cose, cioè, eh, da ciò ho, de ho dedotto eh, che Pasolini era cattolico, voglio dire, ma no, ma non è vero perché era comunista, beh, vabbè, insomma, esiste anche il catto comunismo, eh, Pasolini era sicuramente un catto comunista, non era Bindi, voglio dire, era un catto comunista di livello più alto, più spirituale, più, più, più artistico sicuramente, però era nettamente un catto comunista. E, um, è un po' il caso di, di Pessoa, voi, voi sapete Fernando Pessoa... È questo scrittore, questo letterato portoghese che ha avuto un momento di grande notorietà, eh, incomprensibile se vogliamo, in Italia negli anni '90, mi pare, insomma, fine anni '90. A un certo punto facevano un mucchio di film su, uh, tratti da Pessoa, ci fu anche un film con Mastroianni, con la moglie di Benigni, figuriamoci. E poi eh, molti libri di Pessoa cominciarono a essere pubblicati, anche dalla Delfi soprattutto, e poi c'era un grosso interesse per Pessoa. E Pessoa veniva dipinto come uno scrittore di sinistra, che è un oppositore della giunta eh, della dittatura di Salazar in Portogallo. Eh, ma boh, sarà, sarà così. Io sono andato a vedere sti, qualche cosa di questi film, non mi piacquero molto, insomma. ma comunque, boh, e poi lasciai perdere. Poi dopo un po' approfondì, qualche anno dopo approfondì, e Veltroni, torna sempre Veltroni, non, non so perché, Veltroni mi ricordo che scriveva molto no, su questi film, eh, esaltava questi film come diciamo, esempio di lotta alla, alla, alla tirannia, no, liberiamoci da, 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 da Salazar o da Berlusconi all'inizio, so, ed era un modo così per dire queste cose. Io poi dopo, dopo sono andato a leggere qualcosa di, di Pessoa. Però non sono andato a leggermi i libri diciamo, più, mh, più noti di Pessoa, sono andato a guardare qualche cosa di minore che cominciava così a interessarmi perversamente e ho scoperto che Pessoa ce l'aveva, è vero con Salazar, ma ce l'aveva perché riteneva Salazar troppo democratico. Questo non era stato detto da Veltroni. Eh, Pessoa scrisse dei libri, ah, c'è cioè un, un poema, una serie di poesie, meraviglioso messaggio, eh, in cui eh, vive, cioè mostra, esprime un patriottismo febbrile, febbricitante, de delirante, visionario. Un, un patotismo lusitano, no? cioè, lui amava il Portogallo come faro della civiltà, quindi nei confronti del Brasile, dell'Angola, del Mozambico, l'impero, il re Sebastiano, il sebastianismo di questo re che è stato ucciso dai marocchini mentre lui invece voleva conquistare il Marocco per cristianizzarlo, insomma delle robe incredibili e, e tutto ciò eh, da un autore che sembrava invece perfetto per Veltroni, la moglie di Benigni, insomma, no, non funziona. Ecco, ehm, Pasolini ha vissuto un po' questa situazione, Pasolini era un conservatore, era un conservatore dichiarato, che però diciamo, riteneva opportuno, utile, eh, frequentare il Partito Comunista, eh, perché a quel tempo c'era l'egemonia del Partito Comunista, specialmente nel cinema, soprattutto nel cinema, in letteratura leggermente meno, ma non molto meno. E quindi al di fuori di quel, di quel mondo era molto difficile lavorare. Era quindi un personaggio anche losco, era un personaggio, cioè voglio dire, non era un personaggio tutto d'un pezzo, non era particolarmente cristallino. E c'è una, una, una sua poesia del 64, Una Disperata Vitalità, in cui dice è per distinto di conservazione che sono comunista e infatti Alberto Asor Rosa che è un eh, ancora oggi vive Asor Rosa, il critico palindromo lo chiamano no? Asor Rosa è un personaggio molto capalbiesco della sinistra capalbiesca di Capalbio è un da villeggiatura insomma un uomo di questo tipo e lui già allora lo aveva sgamato dice lui che fa tanto il comunista in realtà è un decadente è un conservatore Decadente, come il peggiore degli insulti, insomma, è un passatista e questo era, era Pasolini. Perché in una certa epoca essere comunisti, oltre che comodo dal punto di vista artistico, intellettuale, era comunque un modo per schierarsi dalla parte della conservazione. Perché eh, oggi noi guardiamo la democrazia cristiana come una cosa così, un vecchio rottame polveroso, così. Ma la democrazia cristiana negli anni, nel dopoguerra. È stato comunque un diciamo accompagnato il progresso dell'Italia, no? La riforma agraria. A un certo punto ci fu la riforma agraria, furono delle cose violente, delle confische di terre. E chi le, e chi le fece? La DC le fece, eh? fondamentalmente le fece la DC. Cioè, la DC poi accompagnò il boom economico e il boom economico fu la cosa che trasformò l'Italia, la famosa mutazione antropologica. Gli, Cambiò l'Italia, il volto dell'Italia cambiò gli italiani. Gli italiani, da popolo agricolo povero, divennero un popolo industriale, e benestante. Cioè, questo avvenne in pochissimi anni, cioè, proprio primi anni 60, in pochissimi anni cambiò la faccia dell'Italia. E, e Pasolini, eh, che era un passatista, era contrario a questo. E vedeva invece nel, nel PC, vedeva, nei comunisti, una forza così di re reazionaria con qualche ragione, voglio dire, in quel momento cioè, non era ancora la sinistra di oggi. La, sin la sinistra di oggi sappiamo che è ormai completamente eh, diciamo, consegnata ai radicali. Io, non è che io tifi per uno o per l'altro, però a un certo punto quando c'era l'ipotesi Franceschini o Bersani, beh vabbè io ho sperato leggermente, insomma le mie speranze di solito le, le pongo su qualcosa di più importante, però ho avuto, avevo una leggera preferenza per Bersani, perché mi dico, beh, Bersani almeno non è cattolico, perché Franceschini è un catto comunista, quindi abbiamo Bersani che almeno è un avversario più leale, meno infido. È meglio avere una persona onestamente socialista che uno invece... Che è uno che ha campato grazie al vescovo di Ferrara che poi spunta fuori e, e attacca la Chiesa. Insomma, meglio avere un avversario diciamo più, più neutro. Poi dopo invece mi sono accorto che Bersani a un certo punto, eh, durante, cioè oh, mi sono accorto, ho visto la, eh, poco prima della campagna elettorale ultima, ha, eh, diciamo, ha calato le braghe di fronte a Emma Bonino. Emma Bonino si è presentata, ha detto: Adesso mi presento io. Emma Bonino nel Lazio, e Bersani ha detto prego, si accomodi. A questo punto, ovviamente, è finita la segreteria Bersani, cioè, nel senso che oggi è ancora segretario, ma non, non, è, non significa più nulla, e il PD in questo momento non significa più nulla, cioè non esiste più quel mondo. Oggi, come diceva Augusto del Noce, come aveva profetizzato il filosofo Augusto del Noce, il, il, quello, che fu, quello che era il PC, poi PDS, DS, è diventato un partito radicale di massa ed era un partito, quindi un partito radicale di massa, ma neanche tanto perché insomma, in alcune zone non è nemmeno molto di massa, però è un partito radicale. Quindi un partito nichilista fondamentalmente, mentre invece il PC aveva comunque una morale, aveva delle idee sul infatti non so, Togliatti aveva dei problemi con i Deiotti che non era sua moglie, doveva un po' nasconderla all'inizio, erano cose che nel PC non si potevano tanto fare. Quindi il Pasolini ebbe dei problemi. Pasolini col PC Ebbe dei problemi in Friuli quando era ragazzo, cioè anzi, no, non ragazzo, era giovane. Quando era giovane, e divenne subito un attivista, segretario di sezione. Era già un piccolo intellettuale locale, scriveva già delle poesie abbastanza riconosciute in friulano. Era un po' un, il cultore di quella piccola patria. Non dico leghista ante-litteram, però insomma, lui fu lui a ridare dignità letteraria, a, a rilanciare il friulano. Insomma, aveva un amore per la, per la terra di sua madre perché appunto il padre era romagnolo per la terra di sua madre che era friulana un amore spropositato che lui come per la madre, e che lui portò avanti soprattutto dal punto di vista linguistico quindi lui si inserì nella politica locale, a un certo punto però venne fuori che andava con i ragazzini era una cosa che allora era meno grave di oggi, era molto meno grave di oggi oggi viviamo in un tempo di moralismo di puritanesimo, perché il mainstream mediatico non è più cattolico nel cattolicesimo c'è il perdono, c'è il confessionale, c'è in nascondere anche il peccato, come io credo che sia giusto, che non debba essere esibito, perché non è che noi non siamo. Il peccatore non è tutto peccato, tutti siamo peccatori e in ogni peccatore c'è una parte di non peccato, quindi non è che dobbiamo sputtanare le persone in questo modo, come avviene in questi tempi. Invece, anche a quel, a quel tempo, era, sicuramente la situazione era più facile per un per un personaggio come lui che amava i ragazzini, ma non ovviamente, però nemmeno, nemmeno per lui, nemmeno a quel tempo era così facile. Per cui a un certo punto ci furono dei problemi, venne denunciato e, il, e venne caccia, espulso immediatamente dal partito, senza aspettare eh, il processo perché non c'era garantismo che, che tenesse. Quindi ebbe dei problemi. Poi dopo eh, andò a Roma, anzi come dire, fu costretto ad andare a Roma perché aveva perso il lavoro insegnava a scuola, non era, non era più aria, eh, aveva perso tutto, nessuno più diciamo, lo, eh, accettava di averlo vicino, quindi andò a Roma, si inurbò, che fu forse la sua fortuna, anche se all'inizio furono tempi molto difficili, eh, anche dal punto di vista economico, perché doveva fare supplenze, sua madre addirittura si ridusse a, a fare la, la donna di servizio, insomma, a dormire assieme ai padroni, insomma fu una roba un po' terribile. E questo però aumentò molto il legame, se fosse possibile ancora, rese ancora più stretto il legame fra madre e figlio, ancora meglio tra figlio e madre. Il, ehm, e poi ovviamente il PC cambiò e poi il PC a Roma. Non era il PC eh, friulano, insomma, a Roma sappiamo che tutto è, è, più, è, più, diciamo, è più lasco, no? cioè, la moralità romana non è, quella, non è quella friulana. E quindi, diciamo, piano piano questi episodi, questi episodi questo processo venne dimenticato e lui, e lui poté diciamo, in qualche modo mh, fiancheggiare il Partito Comunista, ma senza comunque fare politica in modo, in modo diretto. Quando dico che. Però fu sempre cattolico, assolutamente sempre cattolico, dico perché ho letto i suoi libri. Il, un libro. Ma basta, cioè, dico, basterebbero quasi i titoli. Eh, un libro importante di Pasolini è eh, uno dei primissimi libri di poesia, adesso: È L'usignolo della Chiesa Cattolica. Dico, beh, basta il titolo, voglio dire. No? Cioè, non è che Pasolini non era un, un ironico, era un uomo abbastanza privo di spirito, voglio dire, un uomo. non aveva umorismo, quindi se lui scrive l'usignolo della Chiesa Cattolica è perché vuol dire l'usignolo della Chiesa Cattolica. E chi era l'usignolo della Chiesa Cattolica? Era lui l'usignolo della Chiesa Cattolica. Quindi ha ah, continuamente questo problema, no? Eh, critica la Chiesa, però poi dopo, dopo vuole riavvicinarsi, insomma ha degli andirivieni continui. E un. Eh, e ha questo problema dell'omosessualità. Il Pasolini non viveva assolutamente in modo felice questa omosessualità, non era gaio, no? cioè non era. Eh, oggi esiste questa orribile parola che io non pronuncio mai, se non tra virgolette, per dire che non è mia. Che vabbè, quella parola che comincia per G, finisce con la Y, insomma, no. Che vuol dire che è una parola che ha dentro di sé una connotazione positiva, un giudizio positivo, perché vuol dire gaio, gaio felice. Allegro, lieto, e, e quindi come dire che invece quelli che, a cui piacciono le donne sono tristi, sono disperati, sono melanconici. Questo, cioè, ogni volta che uno pronuncia quella parola sta dando del, 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 del poveretto, sta dando del, del melanconico a quelli che invece sono eterosessuali. E, ovviamente lui a quel tempo la parola non esisteva, o comunque non in Italia, e comunque lui non era gaio. Non era per nulla Gaio, era molto, molto triste di questa sua condizione che però non, cioè, in cui viveva completamente diciamo, affondato, perché che io sappia non ebbe mai donne. E ci fu un momento di diciamo, lo sbandamento, secondo alcuni, secondo anche il suo biografo Giuseppe Zigain, uno dei suoi tanti biografi, ma però insomma, molto vicino in quel momento, e fu Maria Callas. Maria Callas è questa grande, grandissima, forse la, una delle più grandi cantanti liriche di tutti i tempi, questa donna greca dal profilo greco, imponente, eh, un donnone, insomma, una donna di grande carattere, che, una donna di palcoscenico, eh, che lui usò verso la fine della carriera della Callas come attrice in Medea. Medea che venne girato proprio come film, ad esempio nella laguna di Grado, a pochi chilometri da Casarsa, da Cervignano. E in quel eh, Maria Callas si innamorò perdutamente di Pasolini, e Maria Callas che aveva avuto vicissitudini sentimentali di, di tutti i tipi, eh, si innamorò di quest'uomo, che era evidentemente un uomo affascinante, insomma, aveva un carisma, aveva... e in male interpretò un gesto di Pasolini. Pasolini regalò, le regalò un, un anello. Ma che aveva come dire, un significato, come dire, ti regalo questo anello che poi mostrerai durante le riprese. Insomma, cioè non, aveva, non era l'anello di fidanzamento. Lei, molto, molto debole psicologicamente, molto fragile in quel momento, eh, credette di vedere in questo gesto, in queste attenzioni che Pasolini aveva verso di lei, l'inizio di un amore e si innamorò. E secondo Zigaina, che ospitò nella sua villa la festa conclusiva, sapete che quando si fanno i film eh, o quando si facevano, non lo so, io non faccio film. Comunque insomma, al termine delle riprese si fa una grande festa. E fecero questa grande festa al termine di Medea, e, durante, dopo le riprese, appunto di Medea, nella casa, nel prato della casa di Cervignano della villa di Cervignano del Friuli di Giuseppe Zigaina. E, e lui si ricorda molto bene: vennero tutti personaggi della zona, da Venezia, da Trieste e, e, vi e vide la situazione no, ambigua, strana, che c'era tra, tra Pasolini e Maria Callas. Però, secondo eh, Zigaina poi non ci fu effettivamente nulla. Per grande disperazione e dolore di, di questa donna, e, mh, che rimase quindi delusa. E quindi Pasolini era un uomo che viveva affondato nella sua omosessualità senza speranza, anche se prega nell'usignolo della Chiesa Cattolica, uscito negli anni '50 come libro ma composto negli anni '40. Prega, prega, ci sono molte preghiere che, che parlano del suo amore sacrilego, no? cioè l'omosessualità come amore sacrilego e preghiere a, a Gesù Cristo, agli angeli e direttamente a Dio. Dio aiutami, dice, e, oppure se non, proprio non puoi aiutarmi, e allora genitore, genitore con la maiuscola, perché lui scriveva queste cose con molto rispetto, uccidimi. Aveva sempre questa ossessione di morte, no? Cioè, voglio dire, se non posso essere come devo essere, come dovrei essere, è meglio morire. Uccidimi, oppure mi arrangio da solo, come qualche anno dopo è, è accaduto. Lui si definiva... Ambiguamente, anche in seguito si definì ambiguamente gnostico moderno o cristiano delle origini. È una contraddizione in termini perché gnostico e cristiano non sono sinonimi, voglio dire, sono due cose diverse, anche se la gnosi a volte può essere interpretata come un'eresia cristiana, però sappiamo che è un'eresia. In qualche modo, cioè è un, non più che un'eresia, è una religione manichea, no? il manicheismo, il, eh, il dualismo eh, ha qualcosa a che fare con gli iniziati, iniziati dei manichei. E, mh, e lui comunque giocava con queste cose, un po' ci credeva, un po' no, le viveva in un modo strano e quindi comunque non ha mai smesso di avere come riferimento il cristianesimo delle origini, perché anche lui era un po' diciamo un... un un neocatar, un neocataro, vabbè ci siamo capiti. Io sono stato accusato qualche, qualche settimana fa di essere, eh, che la mia posizione è un neocatarismo però ortodosso, Beh, però un neocatarismo ortodosso è il francescanesimo, quindi voglio dire io sono fiero di essere di portare avanti un neocatarismo ortodosso, ma lui invece era un neocatarismo magari non tanto ortodosso, il catarismo era questa, questa religione, eresia, religione, non si è mai capito, sviluppatasi nel, nel sud della Francia, religione iniziatica, quindi con dei livelli di iniziazione ehm, e con dei personaggi diciamo al più alto livello che erano detti i perfetti, no, il perfettismo non è cristiano perché Gesù è venuto per i malati, no? cioè, non, non, per, non per i perfetti, dove c'è perfezione non c'è Gesù. E, ma però c'era questa idea insomma, in Pasolini della perfezione da raggiungere e raggiungibile, noi sappiamo che la perfezione invece non è umanamente raggiungibile. E, e poi ha mantenuto diciamo, questo rapporto anche nel figurativo, nelle immagini. Negli anni 60 ha fatto dei film molto belli eh, dove ci sono sempre delle, in, delle inquadrature. E con, eh, che riprendono dei quadri di arte sacra, e proprio le sue più famose inquadrature, proprio le inquadrature studiatissime, anche alcune molto faticose da realizzare. Ad esempio, la scena finale di Mamma Roma. La scena finale di Mamma Roma è il Cristo morto del Mantegna, cioè, pari pari, voglio dire. E, e poi due scene della ricotta. La ricotta era un film, un film a episodi, era un episodio di un film a episodi a quel tempo andavano molto. I film e episodi, e nella ricotta ci sono due, ehm, eh, due immagini, cioè due inquadrature, due scene di deposizione, e sono due deposizioni: una del, del Manierismo, una di, del Rosso Fiorentino e una del Pontormo che sono proprio rese addirittura eh, giocando fra colore bianco e nero, perché tutto il resto dell'episodio era in bianco e nero, invece abbiamo queste scene a colori. Quindi era un uomo che ha vissuto tutta la vita guardando l'arte sacra e trasponendola, eh, trasponendola nel cinema. Nel, in questo libro, in questo film del 60, vabbè, in questo film del 60 qualcosa, c'era Orson Welles, a proposito di cameo, no? e di camei. Eh, Orson Welles era un un grandissimo regista, anche un po' attore, alla bisogna, in quel momento era in disgrazia, quindi se ne stava a Roma perché a Hollywood non, non lo volevano più vedere perché aveva fallito, insomma, aveva, aveva, era reduce da insuccessi in America gli successi si pagano con l'emarginazione più che in Europa, quindi era venuto in Europa eh, così ad arrangiarsi, a fare delle cose più piccole, dei film più piccoli, e Pasolini lo aveva catturato e gli aveva fatto fare una cosa, una parte nella ricotta. E nella ricotta Orson Welles eh, legge una poesia di Pasolini, a un certo punto. È una poesia che anche questa diciamo, dichiara, è una dichiarazione eh, religioso, politico, ideologica, non so dirlo, però voglio dire, è una cosa che non si può discutere. È il pensiero di Pasolini. Quindi, quando uno dice Pasolini di sinistra, insomma, deve uh, ascoltare anche, diciamo, guardare anche i suoi film, ad esempio, non c'è bisogno di, di leggere i libri. E la poesia fa: Io sono una forza del passato. Solo nella tradizione è il mio amore. Vengo dai ruderi delle chiese, dalle pale d'altare. Cioè, passatismo impressionante, voglio dire, non riesce a vedere nulla di buono nel presente. Ci sono dei maligni, diciamo maligni, malevoli, o forse anche gente che ha ragione, insomma, omosessuali, che hanno, eh, perché spesso gli omosessuali sono in, in, cioè no, in competizione, in rivalità, in polemica fra di loro, ma come spesso accade poi all'interno di tanti contesti, il, eh, che hanno detto Pasolini era un passatista eh, per motivi sessuali. Perché? Perché la sua forma di omosessualità eh, era una forma di omosessualità che è messa in crisi dalla mutazione antropologica, dal boom economico. Eh, vi spiego meglio come l'ho capita io, che non c'ero ovviamente, ma eh, nel, nella società contadina, omosessuali come Pasolini, a cui piacevano i ragazzi, avevano gioco facile perché eh, l'impossibilità da parte dei ragazzi... Eterosessuali, di avere rapporti con le ragazze, rendeva facile diciamo la convinzione, il plagio. No? E, insomma, quindi esisteva una fase giovanile, contadina, in cui c'era una bisessualità praticata. Anche perché quando l'omosessualità non aveva un nome, la si faceva più di, più di prima, cioè la si faceva più di oggi, perché era un non problema, era un non detto, era una cosa molto naturale, molto fisica era una cosa su cui non c'era discussione, non c'erano polemiche, non, non era un argomento politico, era una cosa che si faceva in campagna, che facevano i ragazzi in campagna, così, delle cose un po' così, un po' leggere, e quindi lui aveva gioco facile. A un certo punto poi invece c'è stata la rivoluzione dei costumi, come dire, i ragazzi eh, hanno cominciato ad andare con le ragazze. No, non, infatti ecco perché c'è molti omosessuali per tanto tempo fino quasi a oggi forse ancora oggi hanno prediletto la Tunisia, i paesi arabi perché sono paesi in cui c'è una certa omosessualità da parte di, di persone che non sarebbero omosessuali se avessero accesso alla donna quindi insomma, lui viveva di questo e alcuni dicono che era questo il motivo mi sembra una roba un po' così, un po' riduttiva però insomma ve la voglio, ve la voglio portare così come, come l'ho letta un altro, un altro momento importante fu appunto il Vangelo secondo Matteo, questo film è estremamente mistico, cioè più mistico secondo me di molti film sul Vangelo, sulla Bibbia, magari fatti con intenzioni più apologetiche o secondo alcuni con intenzioni perché in realtà anche lui aveva intenzioni apologetiche. Fra l'altro la Madonna era sua madre, la Madonna vecchia, diciamo la Madonna... Post, post morte di, di, di Cristo, insomma. la Madonna dopo Cristo è sua madre, quindi voglio dire, insomma, non, non può essere un caso. E una cosa fondamentale che lui disse nel, durante, durante o dopo il, eh, questo film, quando il, alcuni lo accusarono, ipotizzarono che ci fosse un intento dissacratorio in questa, in suo, in questa sua opera, lui... Quasi si offese perché era anche un po' permaloso, insomma, non mi interessano le dissacrazioni. Questa è una moda piccolo borghese. Io voglio ric riconsacrare le cose. E piccolo borghese a quel tempo era l'insulto peggiore, no? come dire, una cosa scadente, una cosa eh, non pensata, una cosa conformista. Una co era piccolo borghese. Quindi voglio dire, eh, ma questo si può dire anche oggi, togliendo la parola piccolo borghese, no? cioè, oggi ancora si parla di dissacrazione, come se ci fosse ancora qualcosa da dissacrare, come se fosse ancora eroico dissacrare, quando invece è fondamentale consacrare, riconsacrare a tutti i livelli. Io sono un cultore di liturgia e so quanto è grande la fatica di riconsacrare oggi la liturgia, quella fatica che sta compiendo il Papa. Il Papa sta cercando con i suoi pochi mezzi, perché la Chiesa, chiunque stia dentro la Chiesa, sa che nella Chiesa vige la più completa anarchia. E i preti fanno quello che vogliono, i vescovi fanno quello che vogliono, i cardinali fanno e dicono quello che vogliono. Il Papa che cosa fa? Dall'anno scorso, da due anni, ha cominciato col suo modo mite, con i suoi tempi lenti, perché sa che non ci possono essere rivoluzioni nella Chiesa bisogna andare con i piedi di piombo, bisogna che, che tutti quanti arrivino insieme, non si possono staccare, non si possono perdere delle persone eh, per strada. Ha cominciato, non so se voi avete visto, avete partecipato, avete visto in televisione le messe papali, ha cominciato a dare la, la comunione esclusivamente in ginocchio e sulla lingua. È un'indicazione precisissima. C'è il tentativo di dare l'indicazione a tutta la cristianità verso questo nuovo, questo nuovo, antico modo di prendere la comunione. E io, eh, proprio nell'estate in cui il Papa aveva cominciato a fare questo, e, e i preti lo sapevano, e sono andato. Un, io vado, vado a messa, a volte cambio anche perché sono un critico liturgico, studio la liturgia, devo comunque vedere cosa succede in giro. Andai da un prete a Parma, dove che io sapevo che era meglio non frequentare, però insomma, andai andai lì anche perché era, era ora tarda, non c'erano più messe, altrimenti, e lui fece una, una, una predica tutta sulla necessità, anzi sulla obbligatorietà di prendere la comunione l'oste nella mano. Quindi questo fa cioè, quando ci sono dei deficienti che dicono che il Papa è responsabile di tutto, dei deficienti, un'altra cosa, sono un'altra cosa. È responsabile di tutto perché come se lui sapesse e potesse tutto, il Papa non sa e non può niente. E i, pre i preti possono permettersi tranquillamente di, di, di remargli contro. Insomma, quindi c'è questo tentativo di consacrazione. Il gregoriano non ha a che fare col latino, cioè, studiamo bene la cosa, voglio dire, si possono fare. Le messe molto, molto mistiche, molto spirituali, molto religiose, anche usando l'italiano, ma certamente con dei gesti di un certo tipo. E il Papa sta cercando di, di riconsacrare. Io, fra l'altro, eh, sono nel mio penultimo libro, Guida alle Messe, ho inserito alcune messe bresciane. E diciamo la Lombardia mediamente ha una buona liturgia, ha una liturgia superiore alla, al resto d'Italia. E, di solito la liturgia peggiora andando verso sud, c'è questo fenomeno, alcuni pensano che a sud ci sia più devozione, ma ci sono alcune forme devozionali, magari però la liturgia di solito è un po' catastrofica. E, Lombardia è una, zona, è una regione dove c'è una buonissima liturgia, anche a Milano, direi soprattutto nella diocesi di Milano, che nonostante alcuni cardinali, arcivescovi magari polemici nei confronti della sede di Pietro, però dove c'è una bellissima liturgia dovuta in parte anche al rito ambrosiano che ha tenuto, ha tenuto bene, diciamo, ha tenuto ferme alcune posizioni. E uh, beh, poi Brescia ha questa cosa meravigliosa del, dei due duomi, del doppio duomo. E il, ovviamente io preferisco, da passatista in questo caso, o da eternista, o da mistico, preferisco il Duomo Vecchio, la Rotonda, no? estremamente più... Più, 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 più verticale nella sua profondità, se vogliamo. E, e comunque ci sono delle ottime messe, de, delle chiese sono molto ben tenute a Brescia. E se non ritenete che sia così, dovete andare a vedere cosa succede in giro. Ecco, Questo per dire: sono molto sensibile al sacro e anche Pasolini era molto sensibile al sacro e voleva assolutamente diciamo, riconsacrare. E quindi il suo Vangelo, secondo Matteo, era, aveva intenzioni, è un film che ha intenzioni. Intenzioni consacratorie e negli anni '70, poco prima di morire, una sua posizione molto, molto, molto importante è quella contro l'aborto. Proprio nel '75, nel tempo referendum, cioè polemiche, leggi, eccetera, eccetera, e lui eh, disse, scrisse anzi sul Corriere della Sera perché aveva, eh, scriveva in prima pagina sul Corriere della Sera, che la vita sia sacra, è ovvio. È un principio più forte ancora di ogni principio della democrazia. Beh, cosa vuol dire questo? Che non conta la maggioranza, che esiste una verità che prescinde dalla volontà della maggioranza. È un atteggiamento, cioè voi ditemi che, che, che significa questa cosa. E, e arrivò a dire meglio essere nemici del popolo che nemici della realtà. Se questo è un democratico di sinistra, non so che cosa possa essere. il um, e questo è Pasolini in grandissime. E quindi a me che cosa mi ha dato questo? Poi, alla fine mi ha dato, mi ha offerto il suo testamento che si intitola Salute Augurio. Salute Augurio è una. Vediamo che ore sono, ma insomma, Salute Augurio è una è una poesia, e la poesia finale. Perché per avvalorare la tesi di. Di Zigaina, lui scrive una poesia negli ultimi mesi dicendo: Questa è la mia ultima poesia, praticamente. Cioè, dire, evidentemente si sentiva poco bene, non so, cioè, comunque sapeva, o forse aveva deciso di non scrivere più. Insomma, in qualche modo lui sapeva che stava per finire la sua parabola. E, e scrive questa poesia che si intitola Saluto e Augurio. Insomma, se non è un passaggio di, tes di testimone, questo. il ehm, Saluto e Augurio è in, eh, si trova nei, nei libri, no? Se voi comprate il Meridiano, lo sfogliate, o se voi prendete la Nuova Gioventù dove sono state raccolte le sue ultime poesie, non la meglio, la nuova, vabbè, e perché succedeva, era dopo la, la meglio gioventù, il, eh, troverete questa poesia, la poesia finale. È una poesia che sembra che nessuno abbia letto, perché è una poesia nella quale lui si definisce a. monarchico, b. di destra, c. religiosissimo, cioè, voglio dire, però. Come dire, non, non si fa finta che non ci sia, è come la lettera rubata, avete presente Edgar Allan Poe, no? la, il racconto della lettera rubata, per, per nascondere una cosa bisogna metterla in vista, quindi se tu vuoi dire una cosa che nessuno sappia, la devi dichiarare, cioè, adesso se io la dico qui è come se nessuno mi ascoltasse, cioè, è un meccanismo folle se vogliamo, però è un meccanismo della percezione, se uno fa, se uno fa vedere che nasconde qualcosa tutti cercano di capire che cosa sta nascondendo se uno invece lo dice liberamente, dichiaratamente invece questa cosa passa liscia non ci si fa caso e lui disse questa sua, eh, questa sua finale mh, diciamo collocazione religiosa e politica la disse con la sua ultima poesia pubblicata, recensita eh? niente, come se non avesse detto assolutamente nulla in questa ultima poesia che dà, diciamo, mi dà crea in qualche modo il sottotitolo del mio libro, non solo il sottotitolo, anche il titolo Destra divina. Destra divina è un'espressione che io prendo da Pasolini, perché Augusto Del Noce, già citato, aveva usato espressioni similari, ma non aveva mai usato destra divina. Del Noce voleva distinguere la destra economica, la destra del privilegio, la destra del potere, la destra che ne so, agraria un tempo, la destra della finanza magari oggi, non lo so, la destra liberista, con la destra spirituale, la destra divina. E Pasolini però fu il primo a dire a parlare di destra divina con la D maiuscola, perché lui chiesa sempre con la C maiuscola, destra sempre con la D maiuscola, era molto eh, gerarchico in questo senso. E, lo dico perché magari qui dentro c'è qualche lettore, no? io scrivo sempre chiesa con la C maiuscola, però poi dopo, quando viene pubblicata sul foglio, diventa sempre con la, c, la C diventa minuscola. E allora mi, mi, mi scrivono, come tu scrivi chiesa, la chiesa minuscola ovviamente è l'edificio, L'edificio chiesa, il tempio mentre la chiesa maiuscola è la cristianità, ma no, niente, cioè io, non è colpa mia. Voglio dire, non è che è così chi scrive sui giornali non è responsabile di queste cose, così come non è responsabile dei titoli. A volte mi, mi attaccano per i titoli, i titoli non li fa chi scrive gli articoli. E questo testamento eh, spiega anche che il fascismo è una cosa, la destra è un'altra, è importante dire questo, cioè diciamo il concetto di destra è stato in qualche modo eh, diciamo. Sfasciato, denigrato, umiliato perché è considerato sinonimo di fascismo. Il fascismo non era un movimento di destra, era un movimento di tante cose, ma era un movimento sicuramente progressista. Il fascismo eh, diciamo, costruì tante case, eh, costruì tante strade. E bonificò le, le paludi e fece tante cose, alcune anche buone, voglio dire, cioè non, però, e non si può dire che, che fosse un movimento conservatore, anche perché il fascismo, a parte diciamo, gro un grosso slancio, lo prende dal futurismo, cioè dal macchinismo, no? dall'interventismo alla prima guerra mondiale. No? Cioè, quindi c'è un'idea eh, dinamica di progresso che significava imperialismo, conquiste, eh, demografia, eccetera, eccetera. Quindi. quindi mm, e, e... Invece Pasolini, uomo di conservazione, parla di una destra di conservazione, non di una destra fascista e si rivolge però a un giovane fascista perché allora, come in parte anche oggi, c'era questa confusione. Io me ne rendo conto perché ultimamente c'è cioè, spesso, eh, mi capita di fare delle presentazioni, ogni volta è diverso, ogni volta è un pubblico diverso, però spesso ho un pubblico fascistoide. No? Che mi segue, io non capisco bene perché, perché insomma non, non credo di essere molto questa cosa. Poi dice: apprezza molto la lingua latina. Dice: Io non credere, eh, ragazzo, che, che mi odi stupidamente, scioccamente. Io sono per la lingua latina, io sono per il greco, per la classicità, per la tradizione anche da quel punto di vista. Si dichiara contro l'illuminismo, contro il risveglio, la luce. No, vuole il sonno, la pigrizia, quasi l'accidia. E si dichiara cattolico, monarchico e di destra, si dichiara tutte queste cose. In questa poesia, che a questo punto mi sa che vi, mi toccherà leggere, e per concludere, e vi toccherà ascoltare, non è lunghissima, no, è un po'. Insomma, magari taglio un pezzettino. Taglio, taglio? taglio vado. vado, vado, e forse però mi alzo, finalmente mi alzo oppure è un problema. Mi posso alzare, alzo, mi alzo, ma non cammino. Forse no, on eh, che basta. Va. No, vabbè, mi risciedo. Mi questo era vestito. <ride> questo continua ad andare e, allora. Appunto, eh, Pasolini non si fidava dei traduttori, men che meno dei traduttori della posterità, e quindi eh, appunto si. Si premurò di tradurre lui questa poesia in Friulano eh, che fra l'altro appunto altrimenti nessuno capirebbe. È quasi sicuro che questa è la mia ultima poesia in Friulano e voglio parlare a un fascista prima che io o lui siamo troppo lontani. È un fascista giovane, avrà 21-22 anni, è nato in un paese ed è andato a scuola in città. È alto, con gli occhiali, il vestito grigio, i capelli corti. Quando comincia a parlarmi, penso che non sappia niente di politica e che cerchi solo di difendere il latino e il greco contro di me, non sapendo quanto io ami il latino e il greco e i capelli corti. Lo guardo, è alto e grigio come un alpino. Vieni qua, vieni qua, Fedro, ascolta, voglio farti un discorso che sembra un testamento. Ma ricordati, io non mi faccio illusioni su di te. Io so bene, lo so che tu non hai e non vuoi averlo un cuore libero e non puoi essere sincero, ma anche se sei un morto, io ti parlerò. Difendi i paletti di gesso di ontano, in nome degli dèi, greci o cinesi. Mori d'amore per le vigne, per i fichi negli orti, i ceppi, gli stecchi, per il capo tosato dei tuoi compagni. Difendi i campi tra il paese e la campagna, con le loro pannocchie abbandonate. Difendi il prato tra l'ultima casa del paese e la roggia. I casali assomigliano a chiese. Godi di quest'idea, tienla nel cuore. La confidenza col sole e con la pioggia, lo sai, è sapienza santa. Difendi, conserva, prega. La Repubblica è dentro, nel corpo della madre. I padri hanno cercato e tornato a cercare, di qua e di là, nascendo, morendo, cambiando, ma sono tutte cose del passato. Oggi difendere, conservare, pregare. Taci, che la tua camicia non sia nera e neanche bruna, che sia una camicia grigia, la camicia del sonno. Odia quelli che vogliono svegliarsi e dimenticarsi delle Pasque. Dentro il nostro mondo, di, di non essere borghese, ma un santo o un soldato, un santo senza ignoranza, un soldato senza violenza, porta con mani di santo o soldato l'intimità col re, destra divina che è dentro di noi, nel sonno. Credi nel borghese cieco di onestà, anche se è un'illusione, perché anche i padroni hanno i loro padroni e sono figli di padri che stanno da qualche parte nel mondo. È sufficiente che solo il sentimento della vita sia per tutti uguale. Il resto non importa, giovane con in mano il libro senza la parola. Hic desinit cantus. Qui finisce il canto, qui finisce la poesia di Pasolini, la vita di Pasolini quasi. E qui c'è proprio il passaggio del testimone. Hic desinit cantus. Prenditi tu sulle spalle questo fardello. Io non posso, nessuno ne capirebbe lo scandalo. Un vecchio ha rispetto del giudizio del mondo, anche se non gliene importa niente, e ha rispetto di ciò che egli è nel mondo. Deve difendere i suoi nervi indeboliti e stare al gioco a cui non è mai stato. Prenditi tu questo peso, ragazzo che mi odi, portalo tu, risplende nel cuore, e io camminerò leggero, andando avanti, scegliendo per sempre la vita, la gioventù. Allora, però ti faccio una richiesta e poi esprimo un sogno a Eva Dream. La richiesta è che tu metti tantissima carne al fuoco quando parli, ma io la mia pancia e penso la pancia di tutti è molto, molto ampia per mangiare tutta la carne che tu metti al fuoco. Quindi io ti rivolgo qui, non so quando, non so come, non so in che occasione, ma io alla fondazione detto ti rivolgo e farò in modo che tu prenderai il treno. <ride> Beh, esiste un Parma-Brescia che è quasi comodo nella sua modestia. Sì, quindi siamo già avanti per questo, e quindi è una richiesta che faccio a chi di dovere della Fondazione San Benedetto, cioè a tutti noi, perché io, ripeto, non so in quale occasione, ma ti rivolgo, possibilmente al più presto. Scriverò altri libri se non morirò nel frattempo. E allora ci saranno i libri da presentare. La, se la seconda cosa è un mio sogno. Tu mi hai detto che... Eh, non guardi la televisione quindi non sai neanche quasi i titoli dei programmi, che quando quelle volte che ti hanno chiamato in televisione ti hanno han chiamato la mattina presto, insomma, eh, non, non valeva neanche la pena andare. Allora, il mio sogno, perché io la guardo di notte la televisione ma la guardo, guardo le repliche dei programmi molte volte: è di vedere un giorno Camillo Langone, cioè tu che parli di fronte non so, scegliamo una casa, Barbara D'Urso per esempio... Bellissima la... donna! Esatto! Ma, ma io di cosa c'entro? perché che... vorrò, vedere, vorrò vedere, io guarderò lei, la sua faccia, quando impallidisce mentre tu dici quello che dici, mentre tu rompi quella retorica imperante, tu non guardi la televisione... Non credo che Barbara D'Urso, che io ho conosciuto, insomma, non guardando la televisione ma personalmente, non credo che impallidisca di fronte a nulla comunque. Ah, <ride> E ti faccio il puntellino di davvero. allora voglio vederti impallidire davanti a Barbara Russo, ma dire tante delle cose che hai detto stasera perché, anche, siccome tanti guardano la televisione e se tu stai in televisione, probabilmente ti conoscevo prima leggevo i tuoi libri prima. Non, non ti voglio obbligare ad andare in televisione, però un giorno voglio accendere la televisione e vederti dire queste stesse cose perché credo che questa ventata di non so definirla come, ma le tue parole. Servono per, per rompere un pochettino di quella retorica che ormai, di cui ormai la televisione è piena. Ti voglio, voglio questo sogno, voglio che si realizzi. Sogno o incubo, potrebbe essere. Questo incubo, per però, forse anche voglio più. che sia bene. Sì. E ti ringrazio perché hai confermato quello che dicevo. Temevo che magari a parole non fossi bravo come a scrivere, ma in realtà. Forse sei anche meglio quasi a parole. Quindi ti ringrazio per aver confermato le mie parole che tu eri veramente, che tu sei veramente segnale. Ti ringrazio di averti qui, di averti avuto qui e ringrazio anche perché la puntata di oggi è stata completamente diversa da quella di un'altra volta. E già i temi antinuiti, mi si la puntata. È <ride> la mia formazione professionale, però è stata altrettanto bella. È uno dei regali. Fondazione San Benedetto e credo che la volta successiva che parleremo di Dostoievski sarà completamente diversa e altrettanto bella. Ringrazio Camilla Langone e tanto lo rivedremo ancora a Brescia perché è una promessa che vi faccio.